Mi raccomando, ragazzi, ognuno di voi è responsabile della propria postazione. Oggi navigheremo in internet. Finalmente hanno collegato i computer in rete. Allora, è importante che conosciate i vantaggi di internet, ma anche le insidie. Sai, Ojatto? Sì, da molto. Non tanto, da circa un mese. Ne approfitto quando i miei genitori se ne vanno a lavorare. Hai conosciuto qualcuno? Sì, ma non di persona. Sono 3 giorni che chatto con un certo Mr. Light. Che è un alieno? No, il nickname. Sai, è scattato un certo feeling tra noi. È sempre molto dolce. Parliamo di tante cose, tranne che di scuola. Scusa, ma se ti piace davvero così tanto, perché non cerchi di conoscerlo? Sì, è nata una simpatia, ma forse è perché non ci facciamo domande personali. Parliamo di musica, di sport. Avete finito di chiacchierare? Roberta. Robè. Che c'è? Che è successo? Sono nervosa. Perché? Giura di non dirlo a nessuno. Capirai, di la verità. Giura. Ok, va bene. Sono o non sono la tua migliore amica? Domani lo incontro. Veramente? Dove? In Via Verdi. Ciao. Ciao. Ehi, pa. Ciao, bella. Tutto bene? Abbastanza bene. A scuola? Insomma, oggi abbiamo fatto la verifica di matematica. Com'è andata? I professori ci stressano. Mi sa che tu perdi troppo tempo al computer, eh? Ehi, pa, stasera mi potresti accompagnare in Via Verdi alle 8? Scusa, dove hai detto? In Via Verdi, vicino al teatro. A che ora? Alle 8.